un'idea per la riforma della curia, istituire un ufficio per la mediazione pontificia, come quello che negli anni Ottanta servì ad evitare una guerra tra Cile e Argentina, poi fu soppresso, ma anche i mesi scorsi, ad esempio, è stata anche la mediazione della Santa Sede a favorire lo storico disgelo tra Cuba e Stati Uniti. Parla il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, ospite oggi all'Università Gregoriana di Roma sul tema pace e diplomazia della Santa Sede e denuncia l'indifferenza della comunità internazionale sui conflitti in corso oggi nel mondo, a iniziare dalla Siria. Su terrorismo e sicurezza Parolin è chiaro, la legittima difesa non è esclusa, purché sia l'ultima risorsa e venga attuata con obiettivi chiari ed effettive probabilità di riuscita. Ci vuole una profonda riforma dell'ONU, in senso più democratico, ma purtroppo non se ne fa nulla. Infine la Cina, a richiesta dei cronisti, a proposito della disponibilità che Pechino avrebbe offerto per un sospirato accordo con la Santa Sede. Certo ci sarebbero benefici enormi per la pace nel mondo intero. Sono in corso, sì, dei contatti, c'è la volontà di dialogare, un dialogo che conosce i suoi ritmi, i suoi tempi e che speriamo possa portare a qualche risultato. Però direi che rispetto a quello che ha scritto la stampa ieri non ci sono novità di rilievo.